Buonasera, benvenuti al microfono aperto di Popolare Network. È quasi finita stasera gli appelli in televisione, tra poco ci colleghiamo con le piazze di Roma e poi con Milano, dove ci sarà il comizio finale questa sera di Rifondazione Comunista con Fausto Bertinotti. È giusto per entrare nel clima. Il 9 e 10 aprile chiuderà una lunga pagina grigia della storia del nostro paese. Sono Olivia, ho quasi 25 anni, mi dovrei laureare, se tutto va bene, a novembre in lettere moderne. E un giorno laureata avrò in mano forse strumenti teorici e molti pochi invece strumenti pratici, perciò... La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Preghiamo. Redistribuire il reddito, è certo. È assolutamente cristiano questo, no? Mi chiamo Michele, ho 33 anni, lavoro in un'agenzia di pubblicità. Sono un cattolico perduto, smarrito, che sta tornando forse in questa a casa, anche con l'aiuto di Don Gino, e oggi credo che sia un grande giorno, un giorno di verità, è anche un giorno di passione per come stanno andando le cose. Francamente opto per una vittoria schiacciante della sinistra, mi auguro questa cosa. Io sono Bruno e sono nato in questo quartiere, un quartiere che si trova nella parte sud della città di Milano. Dalle 6:30 Siamo? Io sono Carmela, sono sua moglie e abito a Rogoredo da quando mi sono sposata con Bruno. Sono forse tra le più importanti elezioni che l'Italia abbia conosciuto da molti anni a questa parte, perché in gioco non è soltanto la sorte di un governo o, e meno che meno, soltanto misurare i rapporti di forza tra le diverse forze politiche. In gioco è il destino del paese, il suo futuro, quello che sarà l'Italia nei prossimi anni. Ma a questo punto ci siamo. 4 minuti alla chiusura dei seggi, 4 minuti o forse 5 ai primi exit poll che Nexus su tutte le televisioni italiane darà. Arriva. Della libertà accreditata di un 45-49%, Unione 50-54%, gli altri da 0 a 1%. Andiamo nel dettaglio con la Camera, con le liste, Forza Italia accreditata di un 20-23%, Alleanza Nazionale di un 10,5-12%, l'UDC 5-7%. La cosa che ha, come dire, eliminato un po' di freni inibitori è stata quella forbice così ampia che era stata data dagli studi di sondaggi come dire un risultato non ribaltabile. E invece poi lo sviluppo del pomeriggio è stato uno sviluppo, insomma, come salire sull'otto volante. Due coalizioni sono separate soltanto da 7.000 voti. 7.000 voti. E sono l'Unione. No, quanti seggi mancano? Quasi metà, però. Come sta andando? Io ho mal di stomaco della Madonna. Faccia a faccia che quest'anno ha fatto in media 14 milioni contro i 6 della volta. Non la vedo molto bene, Angelo. Tu continui a dire quello che vuoi. Io non la vedo bene. La Casa delle Libertà sta allungando, come si dice, almeno a seguire man mano i risultati che arrivano, perché è arrivata al 49,9%, mentre l'Unione è al 49,3%, quindi un distacco dello 0,6% che ancora non è stato toccato in questo momento. Come in Florida, ragazzi, questo è il tono. Mese di ricorsi. Sta facendo strabismo politico. Questo voto va considerato in modo positivo, perché è un miracolo che gli italiani siano usciti in qualche modo dal berlusconismo, che è una pagina vergognosa della politica italiana, ma molto vicina ai difetti e ai vizi degli italiani. Io voglio dire una cosa, allora, abbiamo vinto per poco, però è come quando si gioca a calcio, abbiamo fatto gol. Anche se abbiamo vinto 1-0, ora dobbiamo stare uniti, dire a Prodi
e dire a tutta la sua coalizione di lavorare per i cittadini su un unico obiettivo, i cittadini, di non dimenticarsi di noi.